Buonasera, siamo di nuovo qui insieme per parlare di grandi iniziati. Prima di tutto siamo all'Università della Conoscenza, a Lux Università della Conoscenza, come tutte le altre volte, e ringrazio chi ci dà lo spazio. E come già 8-10 puntate abbiamo fatto su questo tema, parliamo di grandi iniziati, basandoci su questo mio libro, I grandi iniziati del nostro tempo, che ho scritto qualche anno fa, dove ho raccolto una quindicina di figure di quelli che considero gli iniziati del nostro tempo, cioè personaggi che abbastanza vicini a noi nel tempo, alcuni vicinissimi come Krishnamurti, di cui parleremo stasera, hanno saputo dare nuovi impulsi, nuove visioni, nuove prospettive reali e nuove, soprattutto nuovi insegnamenti per crescere dentro, per dare un senso alla nostra vita, per aiutarci a manifestare i potenziali che abbiamo. Tutti questi personaggi che vanno da, diciamo, siamo partiti con Emanuele Swedenborg, che è vissuto tra 6 e 700, passando per Alan Carne, Elena Blavatsky, Steiner, Jung, Assagioli, Gurdjieff, che abbiamo parlato l'ultima volta, e altri. Hanno dato naturalmente degli insegnamenti un po' legati al loro tempo e un po' legati alla loro formazione, alla loro cultura, alla loro nazionalità. Però potrebbero quindi sembrare anche diversi da certi altri aspetti, però hanno tutti in comune questa tensione a far crescere l'essere umano, a fare in modo che sviluppi tutto il suo potenziale e che dia un senso reale alla propria vita, che renderlo un individuo autonomo, libero e veramente aperto verso l'alto. Come diceva Roberto Assaggioli, rendere l'uomo simile a una pianta, cioè che abbia bene le radici piantate per terra, quindi non ci si deve mai alienare dal reale, però abbia anche un tronco solido, che è della vita dell'uomo, e rami tesi verso l'alto, rami, foglie, fiori tesi verso l'alto. Quindi a me piace molto questa immagine dell'uomo come un albero ben piantato con radici in terra, quindi ben ancorato nella realtà quotidiana, però portato anche a guardare verso l'alto, quindi un essere completo veramente da questo punto di vista. Noi parleremo stasera, vi parlerò stasera di Iddo Krishnamurti. Krishnamurti è molto vicino a noi perché è vissuto fino al 1800, 1986, quindi è morto in tempi relativamente vicini e il suo insegnamento è ancora molto presente perché è un insegnamento modernissimo. Però lui ha vissuto più di 90 anni, è nato alla fine dell'Ottocento e ha subito nella sua vita un cambiamento straordinario e anche veramente emblematico. Diciamo, ha fatto nella sua vita un movimento veramente di un'operazione di liberazione da tutti i condizionamenti che è di grande esempio. E lui infatti diceva nella sua vita: se ho potuto io liberarmi da tutti i condizionamenti incredibili e straordinari che gli erano stati imposti praticamente quasi con la nascita, se ho potuto fare io questa operazione di liberazione per andare avanti libero, cercando proprio di conoscere me stesso e di evolvermi come credo sia giusto fare, lo potete fare tutti, perché liberarsi dai condizionamenti che ho avuto io non è stato semplice. A lui infatti era stato attribuito addirittura un ruolo messianico, che a un certo punto della sua vita lui rifiutò. Allora, per parlare di Krishnamurti dobbiamo rifarci, sia pure brevemente, alla Società Teosofica, alla quale va tutta la mia simpatia, devo dire. Io sono iscritta alla Società Teosofica, seguo e leggo le loro cose, sono stata in India, il loro quartier generale. La Società Teosofica ha grandi meriti perché io quando, da tanti anni che mi occupo del campo della ricerca psichica e mi rendo conto di quanto la ricerca psichica, anche moderna, debba alla Società Teosofica. Essa fu fondata nel 1875 da Elena Petrovna Blavatsky, è un personaggio del quale abbiamo parlato, una donna straordinaria che riassumo velocissimamente. Lei era russa, è vissuta nell'Ottocento, dal 1831 al 1891, quindi ha vissuto proprio a metà dell'Ottocento. Lei era una donna da certi punti di vista incredibile perché giovanissima cominciò a viaggiare per il mondo andando in luoghi, non andò nelle grandi capitali, Parigi, Vienna, eccetera. Andò in India, andò prima in Egitto, poi andò in India, andò in Tibet,
andò in Nepal, in luoghi all'epoca, a metà dell'Ottocento, potete pensare che cosa potevano essere, non erano certi luoghi turistici comodi da viaggiare come possono essere oggi, allora erano luoghi pressoché sconosciuti. Lei andò in questi posti, era una sensitiva fortissima, credo richiamata da degli spunti, stimoli, richiami che aveva, e infatti là incontrò quelli che lei poi ha chiamato maestri di saggezza, cioè uomini, non entità, uomini di grandissima evoluzione che le profusero in lei tutti gli insegnamenti che lei poi codificò nella società teosofica. E questi principi sono veramente straordinari perché adesso li andiamo a cercare. Ecco, ce l'ho qui il libro. Eccolo qua. Principi veramente. Ecco, i principi di base della società teosofica che fu fondata nel 1875 a New York da Elena Petrovna Blavatsky e dal colonnello Olcott, newyorkese, sono tre di grandissima profondità e di grandissima attualità ancora oggi. Formare un nucleo della fratellanza universale dell'umanità, senza distinzione di razza, credo, sesso, casta o colore. Quindi dire queste cose alla metà dell'Ottocento, veramente, soprattutto pensando che poi la società teosofica si manifestò soprattutto in India, come vedremo. Secondo, incoraggiare lo studio comparato delle religioni, delle filosofie e delle scienze, quindi studiare le tradizioni religiose di tutte le scienze e le filosofie di tutto il mondo, quindi anche questo è un motivo di fratellanza, ecco, conoscersi meglio a vicenda. E poi l'ultimo, investigare le leggi inesplicate della natura e i poteri latenti dell'uomo. Allora, in questo c'è. Scusatemi, stasera sono un po' di problemi di gola. Allora, in quest'ultimo, studiare le potenzialità nascoste dell'uomo, c'è tutto quello che noi studiamo oggi nella ricerca psichica, cioè i poteri paranormali, i poteri parapsicologici, i poteri latenti dell'uomo. Quindi lei già tanto tempo fa ha detto tutte queste cose, non solo, ma questi insegnamenti dei maestri, che appunto parlavano di fratellanza universale al di là di sesso, casta, religione, eccetera, eccetera, sono uniti, lei, a grande recupero della tradizione filosofico-spirituale indiana, che all'epoca era dimenticata persino dagli indiani. Grazie, chiamiamoli così, ai missionari anglicani, inglesi, che facevano loro credere che si trattasse di superstizioni. Invece la grande tradizione filosofico-culturale dell'India è di grandissima qualità, come tutti sappiamo. Allora, se oggi parliamo di yoga, di meditazione, di tutte queste cose, se conosciamo un testo come la Bhagavad Gita, se conosciamo i sutra, ecco, questo lo dobbiamo a lei che ha recuperato tutta questa tradizione e l'ha fatta conoscere. I teosofi hanno svolto anche un grande lavoro educativo, fondando moltissime scuole, lavorando tanto per le persone. Allora dicevo, fondando questa società a New York, dopo qualche anno si resero conto che siccome le radici della società teosofica erano in India, il quartier generale fu trasferito a Madras, che oggi si chiama Chennai. Io sono stata lì 2 volte, è un posto meraviglioso, non bello, di più, con una natura stupenda, enorme, con un quartier generale, tanti bungalow per tantissime attività, templi di tutte le religioni, dai maomettani, induisti, buddisti, cristiani, di tutto, ebrei e così via. Quindi ognuno va dove crede, non è sindacato da nessuno, quindi uguaglianza di tutte le religioni, uguaglianza di dignità per tutte le religioni e libertà di professarle, quindi questo è tassativo presso i teosofi. Quindi in India la società teosofica comincia ad espandersi e nella seconda metà dell'Ottocento, diciamo che sia in India naturalmente che in Europa, e Madame Blavatsky visse molto anche a Londra, e sia negli Stati Uniti, tutta la società dell'epoca, la buona società dell'epoca, anche la nobiltà, le persone colte, appartenevano tutte alla società teosofica, dal primo all'ultimo. Noi citiamo solo in Italia 2 personaggi interessantissimi che hanno appartenuto alla società teosofica, che sono lo psichiatra Roberto Assaggioli, il padre della psicosintesi, e Maria Montessori. Maria Montessori, ne parleremo in una prossima puntata. Maria Montessori
visse addirittura 10 anni in India presso la Società Teosofica, ma questo ne parleremo un'altra volta. Quindi, tornando al nostro Krishnamurti, le sue origini sono molto legate alla Società Teosofica nella maniera che adesso vi dirò. Allora, lui nacque nel 1895 in una famiglia di Bramini. I Bramini sono la casta più importante, la prima casta in India. Sapete che in India adesso sono state ufficialmente abolite, ma in realtà credo che nell'animo profondo degli indiani questa divisione in caste sia ancora presente. Ricordo anni fa, prima volta che andai in India, direi che era l'86, il primo viaggio che feci in India, proprio un viaggio turistico, la guida che avevamo, che accompagnava il nostro gruppo. Io ero lì con mio marito, con i figli, con amici, insomma eravamo un gruppetto di 8-9 persone, poi uniti a qualcun altro. La guida che avevamo era un signore molto sicuro, molto deciso, con un'aria dignitosissima, molto colto, fra l'altro, il quale ci disse che lui apparteneva alla casta dei Bramini. Quindi lo disse con molto orgoglio. Adesso siamo nell'86, quindi sono 35 anni fa. Però lui aveva l'orgoglio di appartenere alla casta dei Bramini, e Krishnamurti apparteneva alla casta dei Bramini, ma non necessariamente sono ricchi, però sono di tradizione nobile. Allora, lui era l'ottavo figlio dei suoi genitori, ed era l'ottavo figlio come il dio Krishna del pantheon indiano, era un ottavo figlio, e fu chiamato lui infatti Krishnamurti. La mamma, che era quindi essere l'ottavo figlio maschio, a quell'epoca in India, forse anche adesso, rappresentava qualche cosa di importante. Quindi questo nome Krishna è la loro massima divinità, quindi gli fu dato questo nome. La mamma, che era veggente, che aveva doti di sensitività, sentiva che questo suo ottavo figlio sarebbe stato speciale, e infatti volle che nascesse nella Puja, che è la stanza della casa, era la stanza della casa dedicata alla preghiera, con tutte le immagini sante. Non era abituale far nascere un bambino in questa stanza, però lei volle che il suo ottavo figlio maschio, che poi risultò maschio, nascesse in questa stanza. Il parto, fra l'altro, fu difficile, a differenza di tutti gli altri, e comunque questo bambino fu accolto veramente con grandissima soddisfazione. Il papà era una famiglia non benestante, ma non mancavano di niente. Il papà aveva un impiego solido, e la mamma aveva i figli, che poi ne ebbe 10, di cui soltanto 5 vissero. 5 morirono bambini. C'era chiaramente, come poi non soltanto lì naturalmente, una mortalità infantile molto molto forte. Quando nacque il bambino, fu chiamato l'astrologo. In India viene fatto sempre questo, almeno veniva fatto sempre. Mi ha chiamato l'astrologo, che doveva fare l'oroscopo del bambino. E l'oroscopo che fu fatto per Krishnamurti fu straordinario, cioè l'astrologo disse che questo bambino sarebbe stato un essere straordinario, un uomo di grandissima influenza, di grandissimo potere spirituale naturalmente. E naturalmente i genitori accolsero molto bene questa previsione, però per parecchio tempo non sembrò affatto che questo dovesse avvenire, perché Krishnamurti da bambino era lento, parlò tardi, non era particolarmente vivace, e quindi l'astrologo fu consultato altre volte dai genitori dicendo: "Ma sei sicuro di quello che hai detto?" E lui insisteva su questo fatto. Anche la mamma era convinta che sarebbe stato così per queste sensazioni che aveva avuto prima che il bambino nascesse. La famiglia era molto unita, affettuosa, e quindi una vita serena. Però, cioè, quando Krishnamurti aveva 10 anni, è successa la tragedia: la mamma muore improvvisamente, non sappiamo di che cosa. Comunque la mamma muore, siamo all'inizio nel 1905, lui aveva 10 anni, la mamma muore, e il papà resta alle prese con i 5 figli, una femmina, la maggiore, che si sposa rapidamente, quindi esce di casa, e quattro maschi ragazzini. Krishnamurti aveva 10 anni, poi c'era un fratello, Nitya, al quale lo fu sempre molto legato, che aveva 3 anni di meno, e un fratellino piccolo, il quale aveva anche dei problemi fisici e psichici, quindi creava dei problemi, e un fratello più grande che poi andò all'università.
Quindi succede questa disgrazia della morte della mamma e un'altra disgrazia ancora che il papà fu messo a riposo. Aveva solo 52 anni, probabilmente non ho trovato scritto come mai, probabilmente la ditta chiuse oppure ridusse il numero degli impiegati e lui fu messo a riposo, a pensione, cioè a 52 anni, con uno stipendio dimezzato. Stipendio che non bastava dimezzato a mantenere una famiglia, tanto più che non c'era una donna che sapesse arrangiarsi, che sapesse curare l'economia, tutta la vita della famiglia. E allora loro abitavano in un cittadino, in un paese che stava a metà strada fra Chennai e Bangalore. E il papà era teosofo, erano tutti teosofi. E allora il papà di Krishnamurti scrive ad Annie Besant. Annie Besant, faccio una piccola parentesi, aveva preso il posto di Madame Blavatsky quando lei nel 91 era morta, cioè aveva preso il posto, era stata sua allieva per qualche anno e aveva preso una donna precedentemente a questi incontri teosofici, era stata femminista, una donna di grandissimo vigore, molto forte. E quando morì relativamente presto, perché aveva appena 60 anni, Madame Blavatsky, il suo posto fu preso in un primo tempo dal colonnello Olcott, che aveva fondato insieme a lei la Società Teosofica, e poi da Annie Besant. Quando Krishnamurti arrivò alla Società Teosofica c'erano tutti e due, sia Annie Besant che colonnello Olcott. Allora il papà di Krishnamurti scrive ad Annie Besant, lui era teosofo come vi ho detto, e chiede un lavoro, chiede di essere accolto all'interno della Società Teosofica con un lavoro qualsiasi, giardiniere, impiegato, segretario, qualunque cosa, purché li ospitasse, gli desse una casa per i suoi figli, per sei suoi figli e per consentire ai ragazzi di studiare e uno stipendio capace di farli vivere. Lei lì per lì dice di no, non sa dove, come collocarli, dice anche che la scuola è a 5 km, quindi sarebbe stato molto difficile per i bambini frequentarla e poi alla fine con l'insistenza l'insistenza del papà, che si chiamava, cioè, hanno tutti strani nomi che io non mi ricordo, Natania mi sembra un nome di questo tipo, Narayana si chiamava il papà di Krishnamurti, dice di sì. E così Narayana arriva alla Società Teosofica ad Ajari, in questo bellissimo ambiente, gli viene data una casa, per la verità non sembra che fosse un granché, era una casa molto, molto modesta, con servizi igienici che lasciavano a desiderare e così via, comunque un posto sicuro. Il bambino Krishnamurti ha 10 anni, fratellino Nitya ne ha 7, lo sentiremo parlare ancora perché è stato il suo grande amico, il suo grande oltre che fratello, e cominciano questa vita all'interno della Società Teosofica. E i bambini fanno ogni giorno 5 km andare, 5 km tornare a piedi per andare a scuola. Il fratello maggiore si iscrive all'università e quindi col papà restano e tre, il bambino piccolo che ha dei problemi psicofisici, Krishnamurti e Nitya. Però sono sistemati abbastanza bene, non manca il necessario, quindi sono abbastanza contenti. Il fatto importante che avviene adesso è l'incontro tra Krishnamurti e Ledbetter. Ledbetter era, non ho ancora parlato di lui, ve li presento poco per volta, sono tutti nomi nuovi, perché Ledbetter è stato un personaggio importantissimo all'interno della Società Teosofica. Era inglese, era vescovo della Chiesa Liberata d'Inghilterra, quindi un settore, un filone un po' poco ortodosso della Chiesa, comunque riconosciuto, e quindi prima era stato parroco e poi vescovo. Poi avevo cominciato a leggere i libri della teosofia, che peraltro, fra l'altro, parlano di reincarnazione, tutte cose che con la Chiesa cristiana hanno poco a che fare. Si era entusiasmato della teosofia, aveva conosciuto Madame Blavatsky e l'aveva seguita in India, quindi c'era anche lui. Lui era veggente, ha scritto tanti libri interessanti, chi si occupa di teosofia finisce sempre per incappare in questi libri. Per esempio l'uomo visibile, l'uomo invisibile, dove parla appunto della struttura sia fisica che spirituale dell'essere umano e tante altre cose. Lui vedeva, ecco, era un grande educatore, fra l'altro, insegnava nelle scuole ai ragazzi. Quando lui incontra Krishnamurti con la sua veggenza,
individua in lui una figura straordinaria. Il ragazzino aveva all'epoca, quando ho conosciuto Ledbetter, aveva 14 anni, era piccolino, magrolino, come avevo detto già prima, a scuola non aveva grande successo, era abbastanza lento, era forse un po' traumatizzato dalla situazione familiare, poi comunque si vede che la sua evoluzione è stata non immediata, ma dopo poi vedremo come si svolse rapidamente, con quali successi. Comunque quando Ledbetter ravvise questo bambino, di cui vede l'aura probabilmente, una radiazione straordinaria e decide che lo educherà lui e che sarà un grandissimo, nessuno gli crede lì per lì, nessuno gli crede perché Krishnamurti non dava all'inizio questa impressione nella maniera più assoluta. Era molto più sveglio, molto più abile suo fratello, aveva molto più successo a scuola il fratellino Nitya. E comunque Ledbetter insiste su questo, vengano tolti tutti e due i bambini dalla scuola pubblica ed educati direttamente da Ledbetter e dai suoi colleghi all'interno della società teosofica. Quindi con questo tipo di educazione fanno subito molti molti progressi. Si erano conosciuti sulla spiaggia perché l'Ajar, la sede dove è il quartiere generale della società teosofica, oltre ad avere una vegetazione meravigliosa e queste grandi distese di bambù, di alberi da frutta, di alberi, il famoso Banyan Tree, questi famosi alberi enormi che hanno loro, dove si possono vedere anche scimmie. Mi ricordo quando ero lì, che sono stata lì in due occasioni per 15 giorni per volta. Una mattina mi sveglio, apro la porta della camera e davanti avevo due scimmie, e quindi è un posto molto nature, però bellissimo, pieno di bellissimi edifici, molto, molto raffinato, nello stesso tempo in mezzo a una natura fantastica. Fra l'altro si trova sull'oceano, sul Pacifico, sull'oceano, alla confluenza del fiume Ajar, quindi è tra il fiume e il mare, la spiaggia. Il fiume esce sul mare, lì vicino. E quindi Krishnamurti con suo fratello andavano tutte le sere a fare il bagno lì tra mare e fiume, sulla spiaggia, facevano le corse, la ginnastica, eccetera, e andavano quasi tutti la sera quando avevano finito le loro attività, andavano a fare il bagno. E quindi è lì che si sono conosciuti, e lì poi che Ledbetter ha continuato a invitare i ragazzi ad andare a fare la ginnastica, ad andare a prendersi il bagno, eccetera, eccetera. Quindi per i due ragazzi, con questo riconoscimento, diciamo così, da parte di Ledbetter, si aprono periodi molto migliori, perché vengono tolti dalla scuola pubblica, per raggiungere la quale dovevano fare i loro 5 più 5 chilometri a piedi tutti i giorni, e vengono educati privatamente. Allora, il discorso di Krishnamurti però non è così semplice, comincia a complicarsi perché sia Ledbetter che l'ha scoperto, sia Annie Besant che ha con i Krishnamurti un rapporto come di madre con un figlio, fu sempre così con loro, cominciò con un rapporto di grandissima affettività immediata e continuò così fino a che Annie Besant visse, cioè intorno agli anni 30. Nonostante quello che poi vi dirò che successe, perché è un po' un'avventura la vita di Krishnamurti, è veramente molto particolare, quindi anche interessante da questo punto di vista la metamorfosi che lui ha fatto. Allora, con Krishnamurti dobbiamo ritornare al discorso dei maestri che io ho fatto all'inizio, cioè i maestri che aveva incontrato sulle montagne dell'Himalaya Madame Blavatsky e che le avevano insegnato tutto quello che lei poi mise dentro i programmi e gli insegnamenti della società teosofica. Al di sopra di questi maestri c'erano, quindi questi maestri che sono esseri viventi, che non avrebbero più avuto bisogno di incarnarsi perché avevano raggiunto già il massimo della loro evoluzione, però che ritornano, sono ritornati per il bene dell'umanità. Questo è un concetto tipicamente induista, del ritorno volontario per insegnare all'umanità. Al di sopra di questi maestri incarnati, maestri discesi come li chiamano loro, ci sono esseri spirituali ancora più alti, tra i quali il maestro Maitreya, loro lo chiamavano così, questo maestro Maitreya, che è il maestro di tutti, e il Cristo. E per Krishnamurti cominciarono a pensare, a ritenere, a essere convinti che
il Cristo si sarebbe di nuovo incarnato, avrebbe preso corpo in un essere predisposto appositamente che loro individuarono in Krishnamurti, cioè non dalla nascita, ma in un corpo, in una mente predisposte e preparate. Quando questo corpo e questa mente fossero stati predisposti, pronti nel posto giusto, il Cristo sarebbe ritornato. Cristo è, secondo la loro visione, il Gesù Cristo, la manifestazione più alta di questo maestro Maitreya, che sarebbe al di sopra ancora di lui, negli ultimi 2000 anni. E loro cominciarono a pensare che il ritorno di questa figura del Cristo sarebbe avvenuta in quell'epoca, appunto, attraverso Krishnamurti. Questo in base alle visioni di Ledbetter, convalidate da Annie Besant, cioè le due maggiori autorità, e anche Olcott era convinto di questo, il colonnello Olcott, quindi le maggiori autorità della società teosofica si convinsero di questo e attribuirono al ragazzino Krishnamurti, 14enne, 15enne Krishnamurti, un ruolo messianico, che fu accettato da parecchi teosofi, da altri no. Da altri fu addirittura rifiutato e questo suscitò un notevole movimento all'interno della società teosofica perché ci furono personaggi notevoli che diedero addirittura le dimissioni. Questa è storia. Per esempio, Édouard Churet, che è uno scrittore francese famosissimo, teosofo naturalmente, autore del libro I Grandi Iniziati, nel quale parla appunto di personaggi come Mosè, come Cristo, come il Buddha, personaggi così. Io ho preso per il mio libro I Grandi Iniziati del nostro tempo, ho preso a prestito il titolo da lui, però lui, I Grandi Iniziati, che sono questi che ho citato prima, io parlo di quelli del nostro tempo, che tempi a noi più vicini hanno dato altri ulteriori insegnamenti. Quindi Edouard Churet, che era un personaggio assolutamente in vista, molto conosciuto, dalle dimissioni della Società Teosofica. E dalle dimissioni della Società Teosofica anche Rudolf Steiner, noi ne abbiamo parlato una volta precedente, Rudolf Steiner era il segretario generale della Società Teosofica in Germania per la sezione tedesca, viveva a Berlino. Lui già forse pensava di staccarsene perché aveva la sua filosofia da portare avanti, la sua antroposofia, i suoi concetti, lui era grandissimo, quindi doveva per forza a un certo punto seguire la sua strada, come sempre avviene. Però probabilmente questo ruolo messianico attribuito a Krishnamurti e accettato con entusiasmo, con convinzione da tanti teosofi, e fu da alcuni altri rifiutato, per esempio, citavo prima, Churet e Rudolf Steiner, che diede le dimissioni dal suo ruolo e iniziò con questa la sua strada, ma non furono naturalmente gli unici. E quindi, poi pensate alla vita di un ragazzino di 14-15 anni che si vede incaricato di un ruolo messianico, che poco a poco lui capisce di avere questo ruolo messianico, non è una cosa che avviene da un minuto all'altro. Vi ho raccontato in poche parole tutto il processo, ma questo avvenne in un tempo, nel giro di 2 o 3 anni, di un tempo abbastanza lungo. Il ragazzo certamente aveva grandi doti, era dotato di veggenza come la madre e aveva certamente questo potenziale che poi per tutta la vita ha dimostrato. Seppur non seguendo le indicazioni dei teosofi e seguendo una strada sua, come spesso avviene, perché è logico che a un certo punto segua la sua strada. Però questo fatto del ruolo messianico, probabilmente quando ha preso piena coscienza, lo ha convinto, ecco, a seguire la tua strada. I ragazzi, sia Krishnamurti che Nitya, gli insegnarono loro l'inglese, i teosofi. Mentre si svolgeva appunto questo processo, questo investimento messianico, li stavano preparando, quindi insegnano l'inglese, vanno a studiare in Inghilterra, all'università, vanno ad Oxford, all'università, studiano prima in India, poi anche in Inghilterra, quindi vengono preparati per questo ruolo e viene creato un ordine che si chiama. Siamo nell'11, 1911, a 16 anni Krishnamurti, viene creato l'Ordine Internazionale della Stella d'Oriente e Krishnamurti fu messo a capo di questo ordine. E quindi loro studiano in Inghilterra, prima a Londra e poi a Oxford,
e seguirono appunto questo iter di studio. Dopo tornano in Inghilterra, siamo nel 12, e qui cominciano a verificarsi degli avvenimenti abbastanza particolari, perché Krishnamurti comincia a dimostrare di essere quello che poi è stato. Cioè, per esempio, si racconta qui che una volta, mentre lui stava facendo un lavoro poco più che di segreteria di fronte a 400 persone, tutto il locale dove era, adesso leggo la descrizione, tutta la sala si riempì di una tremenda energia che fluiva evidentemente attraverso Krishnamurti, così intensamente che la persona che gli stava davanti cadde ai suoi piedi, schiacciata dal meraviglioso flusso di forze. Non ho mai visto e sentito nulla di simile. Faceva pensare irresistibilmente al vento impetuoso e possente e alla manifestazione dello Spirito Santo a Pentecoste. Pensate, Ledbetter, che era stato vescovo della Chiesa d'Inghilterra, quali paragoni faceva. La tensione era enorme e chi si trovava in sala ne subì un influsso poderoso. Era un tipo di fenomeno molto simile a quelli che si leggono nelle antiche scritture e che sono ritenuti esagerazioni, ed eccolo invece davanti ai nostri occhi nel secolo XX. Questa lettera è scritta in una lettera che Ledbetter scrisse a Fabrizio Ruspoli, un nobile italiano che faceva parte della Società Teosofica e che era sempre in contatto con loro. E quindi il ruolo messianico viene sempre più sottolineato, e i ragazzi continuano, ciò nonostante, appunto, questa loro formazione, perché devono avere una buona cultura. È curioso notare che, per esempio, dovettero anche in Inghilterra studiare presso università private, perché le università pubbliche si dimostrarono molto titubanti ad accogliere uno che veniva presentato come il Messia. Quindi questo lo potete facilmente immaginare. Lui però abbastanza presto cominciò ad avere dei dubbi su questo suo ruolo, che gli era stato imposto da tutti, quindi non era stato in grado di ribellarsi quando era ragazzino di 15-16 anni. Però poi nel tempo lui scrive, abbiamo dei testi dove dice, per esempio, in uno di questi, devo trovare me stesso e solo allora saprò aiutare gli altri. Questo è molto giovanissimo, ha 20 anni quando scrive queste cose. Cioè lui non si riconosce completamente in questo ruolo, fa fatica a riconoscersi, e sente però che il suo compito è quello di aiutare gli altri, e quindi dice: questo lo potrò fare soltanto quando avrò trovato me stesso, quando avrò capito chi sono, perché questo ruolo imposto da altri, evidentemente, anche se non aveva la possibilità lì per lì di ribellarsi, e gli stava stretto, insomma, in qualche modo. Allora lui comincia abbastanza presto a liberarsi da questo ruolo messianico, con molta discrezione e con molta gentilezza nei confronti di Annie Besant, nei confronti di Ledbetter, che l'hanno allevato come se fossero dei suoi genitori. E da inizio un processo di liberazione che lo porterà ad essere sì un maestro del mondo, ma un maestro di natura diversa, non un messia ritornato, ma un uomo libero da ogni schema e da ogni tipo di condizionamento dovuto ad altri, dovuto condizionamento imposto. Quindi un maestro della libertà interiore, quindi un grande maestro. Ma adesso vediamo come questo avviene. Lui nel frattempo, e qua lui ha più o meno 25 anni a quest'epoca, durante il quale loro si trasferiscano in California, si devono trasferire in California presso una delle sedi della Società Teosofica, perché fratellino Nitya, che è più giovane di 3 anni, amatissimo da Krishnamurti, è ammalato di tubercolosi. Là c'è un clima buonissimo e quindi ritengano che lì lui potrebbe forse guarire. Ciò non avvenne purtroppo, però il trasferimento a Ojai in California è dovuto a questo, nel 22, 1922. E qui avviene un processo di crescita di Krishnamurti, crescita interiore, attraverso quello che dura un processo che durò un anno e mezzo, non velocissimo, a gradi, andò avanti, e
Io credo che chi mi ascolta sappia di che cosa sto parlando, cioè avvenne in lui quasi certamente il risveglio della Kundalini, dell'energia Kundalini. Secondo la tradizione indiana, l'energia Kundalini è un'energia divina che abbiamo tutti, che risiede alla base della colonna vertebrale e che attraverso esercizi, meditazioni o anche spontaneamente a volte può risvegliarsi, facendo risalire questa energia che apre tutti i chakra che noi abbiamo nel nostro corpo e apre un'infinità di possibilità, sia spirituali che fisiche, cioè per esempio i risvegliati, questi con l'energia, possiedono e vengono a possedere le siddhi, cioè i poteri, quello di produrre fenomeni, di leggere l'aura, di provare la guarigione, doti chiaroveggenti e tutto questo. Questo sperimenta Krishnamurti attraverso un processo che è anche doloroso, tutti quelli che l'hanno sperimentato dicono che inizialmente è sconvolgente come processo, perché c'è questa carica di energia. Krishnamurti ne aveva già avuto qualche esempio, l'abbiamo raccontato prima, però ora inizia, mentre sono in California, inizia un processo proprio definitivamente di apertura di questa energia Kundalini e di tutti i chakra che lo portano al risveglio completo e alla manifestazione proprio di tutte le sue capacità. Capacità paranormali che lui aveva in grado, tanto per natura, perché abbiamo detto all'inizio che lui aveva doti di veggenza come la mamma, però che lui cercò sempre di reprimere, non privilegiò questo aspetto. Lui si ritrovò con grandi poteri di chiaroveggenza, cioè di conoscenza dell'animo altrui, delle cose altrui, delle persone altrui e di guarigione, però lui non voleva che le persone andassero da lui per discorsi di tipo materiale, per farli guarire da disturbi oppure risolvere i loro problemi con la chiaroveggenza, eccetera. Lui voleva che le persone andassero da lui o che lo ascoltassero per diventare liberi interiormente e spiritualmente, proprio per iniziare un cammino di interiore, di crescita. Ecco, questo voleva. Se lui si fosse messo a fare il chiaroveggente o il guaritore, questo compito di liberazione non avrebbe potuto svolgerlo. Questo si è capito dopo. Poco per volta si è capito queste sue scelte, il significato di queste scelte. Quindi lui verso i 27-28 anni è pronto anche ad allontanarsi dalla società teosofica con tutto l'affetto che lui aveva per Ledbetter, per soprattutto Annie Besant e il colonnello Olcott, cioè per i tre rappresentanti importanti. Però questo avviene con discrezione, con una certa lentezza. E purtroppo nel 25, quando ha 30 anni, Krishnamurti, che sono ancora a California, Nitya muore del suo male. E lui era andato in India, stava tornando con la nave dall'India negli Stati Uniti e apprende quando ritorna della morte del fratello. Questo fu per lui un grandissimo trauma perché era un appoggio incredibile questo ragazzo per lui. E però questo non gli impedisce di continuare il suo discorso, questo grande discorso di liberazione. E lui comincia a fare questo tipo di discorsi. Vi leggo qualche cosa, perché è molto utile, ma per tutti. Io quando leggo le cose di Krishnamurti devo dire, ma quanto ha ragione. E mi dispiace di non averlo conosciuto, perché lui è morto nell'86, aveva 91 anni ed è stato attivo fino alla fine. E tutti gli anni veniva in Svizzera durante un periodo estivo e faceva una serie di conferenze a Sanen, una cittadina svizzera, e faceva delle conferenze che erano frequentatissime. Io avevo pensato 3 volte di andare, ma poi presa da mille altre cose non andai, pensando magari che Krishnamurti fosse eterno, invece no, negli anni in cui avrei potuto frequentarlo, aveva fra gli 80 e i 90 anni, quindi a questa età non si può pensare di essere eterni, però avevo un aspetto così straordinario ancora, nonostante che non fosse più un ragazzo, che forse pensavo che lo fossi, mi ripromettevo sempre di andare, poi non, morale non l'ho fatto, però leggo, ho letto tante cose sue. E lui diceva, per esempio, dovete liberarvi di me, scusate, dovete liberarvi non da me, ma nonostante me. Per tutta la vita e soprattutto in questi ultimi mesi ho lottato per essere libero. Libero da amici, libri, associazioni, dovete lottare per la stessa libertà. Dentro di voi dovete essere sempre inquieti, frementi, dovete sempre avere uno specchio davanti e se qualcosa non è degno dell'ideale che vi siete creati di voi, cambiatelo.
Non dovete fare di me un maestro. Io posso essere solo la porta, ma voi dovete attraversarla e trovare al di là la vostra liberazione. Nessuno può darvi la liberazione, dovete scoprirla dentro di voi, ma dato che io l'ho trovata, vorrei indicarvi la strada. Quindi è un discorso anche molto umile. Lui rifiutò sempre il ruolo messianico, come vedremo, e anche il ruolo di maestro. Non volle mai essere, voleva essere uno che indica la strada che ognuno poi deve muoversi per conto suo, deve lavorare per conto suo, deve fare un grande lavoro, per conto suo. E ci sono stati dei commenti delle persone che lo seguivano con grande devozione. Fra l'altro Krishnamurti, diventando un giovanotto, era diventato un uomo bellissimo. Io non so se avete visto delle fotografie sue, e qui ho solo un'immagine piccolina del viso, non so se si possa vedere, lo faccio vedere. Se riesco, non lo so se si veda. Eccolo. Eccolo qua. Era un tipo orientale, un tipo di indiano, però aveva anche qualcosa di occidentale, cioè vestito all'occidentale. Era altissimo, magro, una figura elegante. Dicevano tutti che era un uomo bellissimo, per cui oltre alle cose che diceva, era anche affascinante come persona da vedere, da seguire. Fin da molto anziano è rimasto un personaggio molto affascinante. Io ricordo le sue ultime fotografie, con i capelli bianchi, lisci, sempre con queste giubbotti bianchi. Veramente straordinario. Io leggevo qui di questa signora, che poi fu anche una sua biografa, che quando lui cominciò a parlare di libertà, di essere assolutamente liberi, di andare oltre tutti i condizionamenti, dice, sembra così strano avere atteso per 17 anni il maestro del mondo, perché così lo chiamavano. Quando cominciò con lui aveva appunto 14-15 anni, quindi sono arrivato ai 30, il maestro del mondo, e ora che lui parla di ciò che è al di là di tutte le forme, ci sentiamo offesi e arrabbiati. Ci sta facendo fare il nostro lavoro, cioè ci fa lavorare lui, non lavora lui per noi, ci sta facendo fare il nostro lavoro. Mentalmente ed emozionalmente, e questa è l'ultima cosa che ci saremmo aspettati da lui. È molto sincera questa signora, cioè loro si aspettavano che lui insegnasse le cose e chiedesse di seguire queste cose, invece no, lui fa un discorso molto attivo, molto dinamico, dicendo vi dovete liberare da ogni condizionamento e dovete trovare la vostra libertà. Poi vedremo che tipo di libertà insegna, suggerisce di trovare. Ancora lui fa un discorso di questo tipo, ho preso pochi brani, giusto per avere un'idea. Ripeto e ribadisco di non avere discepoli. Tutti voi siete discepoli della verità, se capite la verità e non seguite individui. L'unico modo per arrivare alla verità è divenire discepoli senza mediatori. La verità non dà speranze, dà comprensione. Continua a insistere che tutti i riti liturgici sono inutili per crescere spiritualmente. Non parlate più di me come di un'autorità. Mi rifiuto di fare da puntello. Non ho nessuna voglia di essere la mia gabbia, di essere una gabbia, perché possiate onorarmi. Io sono libero perché ho trovato la verità che è senza limiti, senza inizio e senza fine, e non mi lascerò condizionare da voi né da nessuno. Quindi la libertà assoluta, proprio un'opera, un'opera di liberazione. Nel 29 sciolse l'ordine della Stella d'Oriente, che aveva presieduto, e si allontanò dalla società teosofica, si allontanò educatamente, prendendo le distanze con molta gentilezza, però facendo ben capire che lui doveva seguire la sua strada. Lui a questo punto aveva superato da pochi 30 anni, era nella sua maturità, nella sua giovane maturità, aveva sviluppato il suo pensiero, aveva rifiutato decisamente per sé, ma già da tempo, il ruolo messianico e ora lo diceva chiaramente. Ora doveva seguire la sua strada. Prese congedo da Annie Besant e dopo la morte di lei, che avvenne nel 30, diede addirittura le dimissioni dalla Società Teosofica, anzi avvenne nel 1933, diede le dimissioni dalla Società Teosofica, finché c'è stata lei è rimasto socio.
E quando è morta lei, dato le dimissioni, pur rimanendo in buoni rapporti, però era chiaro che lui doveva seguire la sua strada. Morì poco dopo anche Ledbetter, il colonnello Olcott era morto già da tempo, quindi con la morte di questi tre personaggi che l'avevano accolto, li avevano fatto da padre e da madre, li avevano fatto studiare, li avevano attribuito questo ruolo che lui non poteva accettare, ma che certamente aveva suscitato in lui amore e gratitudine umana per tutti loro, finì morti loro, lui non sente più di avere delle obbligazioni, per cui fa dalle dimissioni e si distacca dalla società teosofica. Io devo dire che i teosofi continuano, adesso poi finiamo il discorso su di lui, ma voglio dire queste impressioni che ho ricevuto andando là, i teosofi continuano ad avere una venerazione enorme per Krishnamurti, perché naturalmente i teosofi sono anche molto aperti, quindi hanno capito il discorso di Krishnamurti e l'hanno apprezzato. Per esempio nel quartier generale della società teosofica, che è un magnifico edificio, si possono visitare le stanze dove viveva Krishnamurti quando era là, ci sono alle pareti tutti i suoi ritratti, io sono andata più di una volta e ho sempre trovato persone in meditazione, proprio sedute nella posizione del loto che loro usano per meditare, in meditazione proprio nella stanza dove è vissuto lui. E lo stesso avviene per le stanze dove è vissuto Blavatsky, sempre nello stesso quartier generale. Ma adesso stiamo parlando di Krishnamurti. Quindi grande rispetto, grande amore per lui, considerato uno dei grandi maestri che ha preso le mosse della teosofia. Oggi nessuno parla più di ruolo messianico e c'è un grande apprezzamento per il discorso di libertà che lui ha fatto, però c'è appunto questa grande venerazione per lui. E poi c'è a pochi, sarà un paio di chilometri dal quartier generale della società teosofica ad Adyar, c'è la sede di Krishnamurti, dove viene portato anche un altro bellissimo edificio con un altro bel giardino, andate anche lì, e quindi vivono vicini, sono buoni vicini di casa, e nella sede di Krishnamurti viene portato avanti naturalmente il suo discorso, vengono ripubblicate le sue conferenze, le sue opere, si porta avanti quello che è stato il suo insegnamento, e quindi c'è un rapporto veramente di buon vicinato fra i due movimenti. Ecco, uno ha seguito l'altro. Ora, ripeto, del ruolo messianico non si parla più, si sa che c'è stato, che è stato superato questo discorso e che è giusto che ognuno segua la propria strada. Adesso, poco per volta, appunto, vi dico quella che è stata la vita di Krishnamurti dai 30 anni, poco più di 30 anni in avanti, cioè gli sono rimasti ben 60 anni di vita. Lui non si è mai sposato, ha condotto vita ascetica. E per tutta la vita ha portato avanti il suo discorso di liberazione e di crescita ed evoluzione dell'essere umano. Ha viaggiato instancabilmente per tutti questi anni tra l'India, l'Europa e gli Stati Uniti. Ha fatto una vita veramente non facile, una vita sempre facendo conferenze, tenendo corsi. Non ha mai voluto creare associazioni, non ha mai voluto creare dipendenze. Ruoli, niente, uomo assolutamente libero. Andava dove lo invitavano e gli inviti piovevano da tutte le parti perché il suo era un grande insegnamento. È stato un ed è, perché poi ci sono le sue opere che si possono leggere, quindi è un grande insegnamento. Io ho cercato in questo mio libro appunto di fare la sintesi del suo insegnamento e anche quello degli altri, e che considero questo libro forse un punto di partenza, ecco, per chi lo legge, mi hanno detto che questo avviene, che chi lo legge trae spunto per poi approfondire i singoli personaggi o quelli che ispirano di più. Alla fine ho messo una vasta bibliografia per andare avanti, quindi è un libro che lo considero di servizio, insomma, per conoscere meglio questi personaggi che al giorno d'oggi hanno detto grandi cose, sia orientali che occidentali. Quindi lui ha vissuto in questo modo, quasi monastico proprio, portando avanti processi, percorsi educativi, anche questo lui ci ha tenuto molto, cercando di abbinare, di eliminare tutti i pregiudizi e le barriere razziali, sociali e religiose. In questo è veramente un teosofo, questi concetti di fratellanza, al di là di
le barriere sociali di casta, religiosi, di nazionalità, di età, di censo, eccetera, è un concetto teosofico che poi dovremmo fare tutti, un concetto che i teosofi hanno espresso per primi e che certamente Krishnamurti fece suoi e portò avanti con molta, molta convinzione. E quindi la sua compito è stato proprio quello di rendere l'uomo libero psicologicamente e da ogni punto di vista e autonomo. Allora, il passaggio, come si può facilmente capire, il passaggio dal ruolo messianico a quello di uomo libero, indipendente da qualunque associazione, non fu certamente facile, però fu portato avanti con veramente grande convinzione ed ebbe un grande seguito perché fu capito questo suo passaggio e fu apprezzato il suo insegnamento. Il suo personale processo di liberazione da tutti gli attaccamenti e le separazioni continuò via via nel tempo, sempre più profondo. Chi andava ad ascoltarla cercava proprio di esprimere compiutamente il suo pensiero sui problemi dell'uomo, della società e del mondo. Era mo molto concreto Krishnamurti, era un uomo molto legato alla vita quotidiana, molto, molto, molto pratico. E lui parlò di rivoluzione, ma di rivoluzione nel senso che la sua rivoluzione è quella che ognuno deve compiere in se stesso, proprio un salto in avanti, un salto di qualità, un innalzamento del voltaggio interiore. Questa è la rivoluzione di Krishnamurti. E questo è il discorso importante che lui fa, che vorrei che venisse ben capito. Proprio l'elevazione del voltaggio interiore, un salto in avanti, che lui diceva, se ogni individuo fa questo salto in avanti, di liberazione dai condizionamenti, dalle paure, vincere tutte le paure di vivere, tutti abbiamo tante paure di vivere, dobbiamo vincerle, perché la paura di vivere, il superamento della paura di vivere porterà anche il superamento della paura di morire. Ma soprattutto a livello di vita quotidiana, lui esprimeva questa necessità per l'uomo, che l'uomo prenda coscienza di che è necessario questo balzo in avanti, questo salto in avanti, questa crescita del potenziale interiore, del voltaggio interiore, per diventare uomini migliori. Lui voleva parlare con chiarezza di tutti i problemi del mondo e chissà oggi, se fosse ancora qui, quante cose avrebbe ancora da insegnarci e prendere atto degli errori individuali e sociali che sono stati commessi e cercare di andare al di là di questi errori, per superarli e risolverli. E gli diceva che importante è la trasformazione del singolo, perché solo la trasformazione del singolo, dei tanti singoli, può produrre una trasformazione globale della società. E quindi tanta importanza all'educazione, tanta importanza all'impegno personale per curare la propria crescita interiore, perché sarà, lui diceva, è un esempio molto facile, è come buttare un sasso nello stagno, cioè quando butti un sasso nello stagno, una persona realizzata, una persona libera come lui l'intende, irradierà raggi intorno a sé. E quindi naturalmente la società se ne avvarrà, migliorerà. Questo è un discorso che ha fatto anche sempre Maria Montessori, cioè quando lei diceva che bisogna educare il bambino perché il bambino è il padre dell'uomo, sembra un controsenso, ma non è così, perché è dal bambino che poi nasce l'uomo, dal bambino che cresce l'uomo. Quindi se noi educhiamo bene il bambino, avremo un uomo migliore. Quindi stare attenti ai singoli individui, curare i singoli individui, il grandissimo ruolo della scuola. E la società teosofica ha fondato centinaia e centinaia di scuole in Inghilterra e Krishnamurti ha seguito anche per questo aspetto. Quindi tante cose della teosofia sono rimaste dentro di sé, dentro di lui, tante cose. Lui ha sviluppato un certo tipo di discorso, però si è portato dietro tanto anche della teosofia, come abbiamo visto. Lui dice la trasformazione interiore dell'uomo, soltanto questo, la trasformazione di ogni singolo individuo, e quindi può portare il miglioramento, e non da istituzioni, da ordini, da organizzazioni, eccetera, eccetera. Solo la trasformazione del singolo può portare alla trasformazione del mondo. E lui non volle, come dicevo, mai essere considerato un maestro, anzi di lui si può dire che è stato un antiguru, proprio il contrario. Dice, non mi seguite, non dovete seguire,
Io vi do degli spunti, poi se li volete seguire, ma non seguite me come persona. Ecco, tutto il contrario di quello che spesso viene fatto, cioè il desiderio di farsi seguire come persona, un desiderio anche umano, ma lui ne era completamente privo di questo desiderio umano di onori personali. Non lo desiderava affatto, diceva: se le mie parole vi risuonano dentro, prendetele, ma non seguite me, non voglio avere dei discepoli, non voglio avere nessuno che aspetta da me l'imbeccata. Ecco. Non voglio avere persone da redarguire tutti i giorni, non per pigrizia, poverino, per 60 anni, fino a 91 anni ha insegnato ed è andato avanti, quindi di questo certo non può essere accusato, però proprio per rendere le persone autonome e indipendenti e capaci di lavorare alla propria crescita, certo con delle indicazioni, con dei maestri ci sono per quello, con delle indicazioni, con degli insegnamenti, ma in piena libertà. I suoi biografi dicono che, l'ho già accennato prima, questo va ribadito ancora, che questi poteri psichici che si erano ridestati in lui col risveglio della Kundalini, con questa grande energia che si era svegliata in lui, lui cercò di reprimerli perché non voleva che la gente andasse da lui per avere guarigioni fisiche o consigli di tipo chiaroveggente. Però certamente per tutta la vita se ne servì a titolo personale, anche per aiutare le persone, perché ha aiutato poi lui tante persone con le quali ha avuto contatto in tutti questi anni. Lui si appellò sempre soltanto all'uomo e non parlò tanto di esoterismo. L'esoterismo, il discorso dei maestri, aveva avuto tanta parte nella sua vita, guardo l'orologio perché ormai abbiamo 2 minuti, nei primi anni. Dei primi 2 decenni della sua vita e poi di questo non ne parlò più. Si appellò all'uomo e soltanto all'uomo. Lui, come dicevo, è rimasto attivo fino a 91 anni, proprio è stato malato credo pochissimo. Infatti colpì abbastanza, me lo ricordo, nell'86 quando morì, che la notizia della sua morte arrivò abbastanza in attesa perché pur non essendo più un ragazzo, avevo 91 anni, appariva ancora in buona salute. Quindi lui, io lo ricordo sempre per la sua fedeltà al suo compito e per questo grande discorso della rivoluzione interiore, rivoluzione pacifica naturalmente, ma una rivoluzione interiore che ogni essere deve compiere dentro di sé per rendersi libero da condizionamenti, da riti, da tutte queste cose e contribuire in tutti i modi proprio alla propria crescita interiore, perché da questa può avvenire la crescita della società, dell'umanità. Questo è il ricordo che io vorrei lasciare di lui, insegnamento suo profondamente spirituale, è teso, lui diceva, a liberare l'uomo dalla paura di vivere. Spesso siamo tanti condizionamenti che abbiamo, timori di tutti i generi, dobbiamo superarli questi timori, avere fiducia e supereremo in questo modo anche la paura della morte. Perché la morte, come sappiamo, fa parte della vita e in un dopo lui certamente aveva fiducia, credeva. Quindi anche questo discorso evolutivo che noi dobbiamo compiere è anche in vista della realizzazione del compito per quale siamo venuti qua su questa terra. Su questo lui credeva e chiaramente lo ve lo lascio come messaggio. Quindi spero di avervi interessato a questa figura che ha dato il suo contributo veramente alla coscienza, alla consapevolezza dell'uomo di oggi, dell'uomo che è alla ricerca, quindi in tutti questi iniziati di cui vi ho parlato e dei quali ho parlato in questo libro, questo qui, ve lo faccio vedere ancora perché tanti mi hanno detto che è stata molto utile per avvicinare certi personaggi, poi uno va avanti dopo, i grandi iniziati del nostro tempo. Tutti questi personaggi, neppur nella loro diversità, hanno dato degli impulsi che possono essere definiti simili, cioè impulsi attraverso strade diverse, magari arrivare al discorso grande della nostra crescita e realizzazione interiore, per contribuire al grande progetto divino per il quale siamo qui sulla Terra. Vi ringrazio tutti e ci vedremo alla prossima puntata, adesso non so quando sarà, comunque il mese prossimo, per parlare di altri iniziati. Arrivederci e buona serata a tutti.